Eh sì, fra l'altro con la chiacchierata di prima di tutte queste donne che dal 400 al 900 insomma alla fine tradivano, anzi anche gli uomini e come avevano la preferita, la moglie, il capezzale, insomma l'argomento è perfetto. Allora davvero do il benvenuto e ringrazio Alessandra Selmi, avvocato matrimonialista, grazie. Ciao Cristina. Bellissima come sempre. Grazie. Guarda, oggi ho messo un vestitino coi cuori, visto che noi parliamo di amore e tradimento, ho pensato che i cuori erano giusti. Mi rappresenti molto l'amore però tu soprattutto, certo, la parte dell'amore. Beh sai che io sono per l'amore. Tu sei per l'amore. Certo. E questo a noi piace. Grazie a Luca Bulgarelli, dirigente, spero di dirlo bene, mi correggi senza problemi, Sky Backbone. Sì, più o meno, Sky Backbone. Sky Backbone, perché l'accento che devo... Sky Backbone. Un po' inglese. Anch'io avevo la giacca con i cuori, ma mi si è strappato all'ultimo momento. E l'avevi fuori, l'ho visto prima, l'hai dovuto cambiare adesso. Proprio. Comunque, Sky Backbone, ingegno anche aggiungiamo, ovviamente, perché sarai molto utile in questa nostra chiacchierata. Grazie come sempre a Stefano Bergonzini, giornalista, opinionista, che ci dà sempre il quadro della situazione dal punto di vista anche dei social. Ciao Cristina. E quanto sono importanti i social. Quanto sono importanti... Oggi appunto si parlerà di Digital Love e appunto di come usare qualche piccola precauzione, qualche avvertenza, poi l'aiuto di Luca sarà fondamentale per capire anche questo cloud, questo meccanismo dove tutti i nostri dati, informazioni, insomma bisogna stare attenti a maneggiarli, ecco, e saperlo fare è importante. E ci stiamo già guardando negli occhi con molta attenzione, no, anche perché appunto Alessandra, risulta effettivamente che insomma molte coppie vanno in crisi, arrivano addirittura appunto anche a divorziare a causa degli smartphone. Guarda, le statistiche parlano di 50%, il 50% delle separazioni dipenderebbe dalla scoperta di tradimenti virtuali, poi diremo cosa si intende per tradimento virtuale, o comunque tradimenti scoperti attraverso lo smartphone. Secondo me è una statistica un po' ottimistica, perché negli ultimi mesi tutti quelli che arrivano in studio, io direi 9 su 10, hanno il matrimonio in crisi o a pezzi, perché lo smartphone ha sputato fuori qualche birichinata di uno dei due. Tutti i giorni praticamente hai proprio davvero il polso della situazione, vedi proprio questo, 9 su 10 praticamente, fossero anche 8 su 10, mi sembra quasi che questa cosa sia in costante aumento, perché poi c'è tutta una dinamica. Intanto appunto lo smartphone sputa fuori anni fa, ci fu un aggiornamento della Apple e la Apple dovette chiedere scusa pubblicamente, addirittura risarcire dei danni. A causa di questo aggiornamento all'improvviso tutti i vari smartphone e iPad cominciarono a sputare fuori tutta la messaggistica degli ultimi mesi, anche cancellata, anche quella cancellata, quello è venuta l'incubo. Fuori tutto. E devo dire che io sono stata una delle protagoniste, perché problematiche è successo nostra, anche a casa nostra. Cioè io ero a casa da sola. Da che parte venivano le cose un po' più piccanti? Adesso lei allora, ero a casa da sola. Caso, peggio del 68, te lo garantisco. Veramente. E l'iPad di Stefano all'improvviso sento che comincia a fare tutti dei rumori. Cosa sta succedendo alla vita? Vado a vedere, sputava fuori messaggistica, ma così a rotta di collo, cioè proprio... Però tutte cose di lavoro. Allora, io ho buttato, era lì, voglio dire, allora, la Cassazione dice che il matrimonio comunque affievolisce il diritto alla privacy, perché la condivisione degli spazi naturalmente fa sì che tu hai lo smartphone, l'iPad, quindi il marito sotto, ma una sbirciatina è legittima e io ho dato una sbirciatina e così ho beccato messaggi di fanciulle che lui credeva di aveva accuratamente cancellato, ma che l'iPad ha risputato fuori. Forse per un po' di anni. È stata una giornata molto difficile quella a casa nostra. È stato anche, un autunno molto difficile. Quindi non solo la giornata. Perché poi adesso è invalsa tutta questa mania moda di mandarsi zuccherosa, messaggini melensi, zuccherosi, baci e cuoricini, anche, i bacetti qui e là. Insomma, a una moglie dà fastidio, certo, diciamolo, smettetela. Ecco, anche questi emoticon, bisognerebbe lavorare anche su questi. Anche io tendo a mandare il bacio, che però, devo dire la verità, non rappresenta
niente, è come delle volte infatti, lo si fa anche infatti è un'empatia, si chiamano emoticon, però creano, sì, devono creare un po' di empatia, sì, e di gentilezza, trasmettere anche una piccola emozione. No, non è un modo di comunicare sbagliato, anzi, appunto, rifacendoci anche a Digital Lab, dipende da che emoticon si usa, perché la bocca, la bocca, che il bacio, cioè io occorre non uso. una piccola policy, nel senso che i sorrisi, le mani, il così, pollice dell'ok, insomma, anche qualche piccolo cuoricino quando si riceve qualche gentilezza. Vedi però le persone come si devono. Il cuoricino doppio è un significato che mi hai fatto battere il cuore, cioè mi hai dato piacere. Chiaramente il cuore rosso è un po' forte, ecco. Sì. Quindi, insomma, diciamo che serve qualche piccola regola di policy. Comunque, in quell'occasione di quell'aggiornamento saltarono un sacco di matrimoni. Sì, anche negli Stati Uniti. E la Apple dovette addirittura... ci fu una class action, cioè risarcire dei danni. Ma fu una cosa veramente, adesso al di là come è successo a casa nostra, è successo a casa di tutti quelli che avevano uno smartphone o un iPad. In altre case, perché magari un conto è il complimento, certo, eccetera, che può riguardare nel vostro caso magari il saluto, eccetera, più sdolcinato, ma che finisce lì, ma chissà invece in altre case cosa hanno visto come messaggi. E poi vedi, adesso succedono cose sempre più incresciose, nel senso che un mio cliente si è visto arrivare alle 2 di notte una serie di messaggini, 3 foto e dei messaggini. Allora, lui dice che le foto erano assolutamente innocenti, foto fatte in spiaggia con un'amica, che è esclusivamente un'amica, però non me le fate vedere, non me le fa vedere, vabbè. E questi messaggini dove l'amica si spingeva un po' più in là nell'amicizia, diceva: io non posso dimenticarti, non posso stare senza di te, insomma. E ovviamente, sai, alle 2 di notte la moglie ha sentito nel silenzio assoluto della notte, si è catapultata a guardare cosa stava arrivando nello smartphone del marito, ha beccato foto e messaggistica, beh, insomma, niente, lo ha buttato all'istante fuori di casa col lancio di oggetti e gli ha buttato un po' di vestiti giù dal balcone. Beh, almeno un po' di vestiti li ha lanciati. Un po', sì, dal balcone. Prima necessità. Dal balcone è... si è abbastanza infuriata tecnicamente, no, dal punto di vista giuridico non poteva farlo. Infatti io ho detto col mio cliente: guarda, lei non può farlo, non può buttarti fuori di casa, è solo il giudice che può autorizzarvi a vivere separati, quindi se vuoi ti accompagno, andiamo dai carabinieri e con l'ausilio dei carabinieri ti facciamo rientrare in casa. Lui ci ha pensato un attimo e ha detto: ma è meglio aspettare, perché è molto aggressiva nei miei confronti, come mi vede mi lancia degli oggetti. Quindi magari aspettare il mattino dopo, ce ne andava bene, passare la notte fuori, insomma. È già un tutto po' che sommato. Passa le notti fuori. Sì, la moglie non l'ha ancora molto digerita, insomma. E poi c'è un'altra terribile abitudine che sento raccontare sempre più spesso. L'amante dopo un po' vorrebbe dare una svolta alla relazione extraconiugale. Naturalmente immagino che il marito fedifrago racconti: ma sai, certo, mia moglie, ma che non ne posso più, viviamo come siamo fratello e sorella, eccetera, sì, eccetera. Allora lei a un certo punto decide evidentemente di dare una svolta, carpisce in un momento forse di distrazione dell'amante il numero di telefono della moglie di lui, e poi cosa fa? Scambi di messaggini particolarmente affettuosi tra lei e l'amante, li inoltra al cellulare della moglie. Può farlo? Beh sì, questo non rappresenta nessun tipo di reato, è solo molto di cattivo gusto, e dopo scoppia il bubone anche lì. Certo. Non andiamo anche oltre al problema della privacy, perché lì te li servono su un piatto d'argento. Poi vabbè, ci sono anche casi in cui, me ne raccontavano uno l'altro giorno, uno doveva mandare un messaggino all'amica del cuore, si è sbagliato, l'ha mandato alla fidanzata e lì è scoppiato anche lì un bel problema. Ragazzi, ma bisogna stare attenti, vero Luca, vero Stefano, sì, cosa dite?
nell'utilizzo, da grande esperto fra l'altro, ti occupi di informatica. Di informatica. Un po' soprattutto per le aziende, e quindi oggi sono un po' prestato al cittadino in questo certo. No, sei prestatissimo, è utilissimo, utilissimo. Beh, vi do qualche prenderanno appunti adesso vi do a casa. Qualche dato, giusto per capire anche un pochino il perché di questi errori, incursioni, errori a volte ingenui, a volte voluti, ma spesso non voluti. Una statistica, tra l'altro, di un paio d'anni fa, quindi oggi forse è ancora peggio, condotta nei principali stati occidentali, dice che l'essere umano tocca il cellulare, quindi lo smartphone, circa 2000 volte al giorno. Quindi sono circa ogni 20 secondi, 20-25 secondi, d'accordo? Quindi questa mezz'ora che noi l'avremo spento dovremo recuperare ogni 5 secondi. Pensavo la stessa cosa, dopo, recupereremo dopo, quindi. E questa nostra morbosità, perché ormai è una morbosità che abbiamo, chiaramente le big company, abbiamo citato l'Apple, potremmo citarne N, da Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera, si sono infilate facendo un business, perché siamo noi il loro prodotto, no? la nostra merce. Questo ha fatto sì che tutto quello che gira sulla rete, che noi facciamo girare sulla rete, sia sempre meno protetto. Perché? Perché più facciamo girare noi contenuti, ci mandiamo messaggi, inoltriamo, più loro riescono ad avere utenti, e significa che io, che sono un'azienda che voglio far girare il mio marchio, più persone lo vedono e meglio è, dove fanno business loro nella pubblicità. Ecco, arrivo un po' a bomba quindi su quella che potrebbe essere la domanda: come fa il marito o la moglie a poter proteggere il messaggino che mando all'amante o alla mia possibile amante? Ideale è non mandarlo. Mission impossible. Come mi insegnava mio papà, il pantalone uno lo tiene su ed è a posto, proprio alla sicurezza di non essere beccato. Questo è un consiglio pratico, questa è un business ormai che hanno queste aziende, lo fanno per business, e quindi loro debbono avere però un'accortezza, cioè proteggere il dato sulle loro piattaforme dati, cioè quello che adesso faccio una piccola digressione, il GDPR ha introdotto una normativa che per la protezione dei dati, quello che loro non debbono consentire è quello che viene chiamato data breach, cioè la sottrazione di dati. Ce ne sono stati spesso di sottrazioni di queste grandi banche dati, ad esempio quello che ha citato prima Stefano della Apple non è stato un data breach, ma è stato un errore software, ma alcuni hacker impossessarsi di queste banche dati e diffonderle in modo furtivo, d'accordo? Quindi loro debbono proteggere questi dati all'interno dei propri sistemi, ma all'interno dei propri sistemi, e ricordo sempre che i dati che noi mettiamo non sono nostri, ma vanno dentro una banca dati che non è nostra, quindi dopo ne perdiamo anche l'utilizzo. Qui magari con Stefano abbiamo fatto anche qualche convegno sull'intelligenza artificiale, certo. Loro hanno dei meccanismi di indicizzazione che loro mettono nell'ordine che vogliono i contenuti, sempre per fare business. Per scopo ovviamente. E quindi io non vorrei essere molto tranciante, molto demoralizzante, no, ma non l'unico metodo tranquillo. Quello che mi ha insegnato mio quello papà. Quello del papà, sì. Era il papà, esatto, sì, quello sicuramente. Stefano, quindi insomma, alla fine, a parte quell'autunno che ce lo dimentichiamo, sono assolutamente d'accordo, nel senso che anche comunque chi fa professionalmente uso dei social media management, consiglia comunque la trasparenza. Se tu vuoi comunicare, devi essere trasparente. In sostanza, anche chi si apre la propria pagina privata, è inutile mettere nato a Miami, residente a Saint-Tropez, quando in realtà sei di Castelnuovo Rangone. Insomma, è bene avere una trasparenza, e soprattutto avere anche il buon gusto di raccontare un po' se stessi. Teniamo poi presente, qui abbiamo appunto un dirigente d'azienda, come oggi comunque anche il proprio profilo, il proprio biglietto da visita social, Instagram, Twitter o altro, venga anche valutato e comunque visto dalle aziende per un'eventuale proposta di lavoro, un'eventuale assunzione o altro. Chiaramente il proprio biglietto da visita sui social è molto importante, come ti muovi sui social, come ti presenti, che tipo di hobby hai, quindi insomma gli interessi devono essere messi in mostra con buon gusto, con grazia, e l'altra cosa che assolutamente è da evitare sono i famosi profili falsi, perché oltre a configurare il reato dell'articolo 3 del codice penale 494 di sostituzione di persona, quindi si può andare veramente nei guai, fanno sì che comunque questi profili falsi vengono poi utilizzati dall'intelligenza artificiale e dall'algoritmo per proporre dei contenuti distorti, per far girare in rete delle cose fondamentalmente sbagliate.
negative. Quindi noi cerchiamo di essere positivi, cerchiamo di essere, come dire, trasparenti, di raccontare la bellezza delle nostre cose, non, diciamo, gli aspetti deteriori. Questo è un piccolo suggerimento che vi do anche nelle foto, curatele un po', insomma, guardate di avere un profilo social che sia presentabile. Pensate appunto che il vostro profilo social probabilmente verrà letto anche dai vostri clienti, dai collaboratori, dai fornitori. Insomma, è una cosa che oggi è importantissima, quanto quasi, come dire, uscire la mattina ben pettinati e saperci stare, insomma, sui in social, ordine, certo, certo, come è molto importante. È molto importante, quindi anche la scelta di foto. Sì, io la dico scelta sempre delle immagini, anche perché l'algoritmo lavora moltissimo sulle foto. L'algoritmo è oggi l'intelligenza artificiale, ne parlava ieri sera anche Sigfrido Ranucci in una nota trasmissione televisiva. Oggi praticamente l'intelligenza artificiale ci pervade, poi insomma Luca ci potrà raccontare sui big data, ma è molto importante che noi ci collochiamo nella giusta posizione che ci rappresenti, cioè siamo, non so, degli sportivi, siamo degli intellettuali, siamo, come dire, appassionati di moda e vestiamo Gil Santucci, insomma, dobbiamo essere chiaramente noi stessi e non cerchiamo i mezzucci dei profili falsi, la ricerca di una seconda identità dove far convogliare. Ad esempio, io ho un amico comune, Alessandra, che ha 3 profili, no? Sì. Che continuamente li girano in un modo o nell'altro, ma lo sanno tutti nel nostro ambiente, delle nostre conoscenze. Noto giornalista. Quindi, tra insomma, l'altro, è incredibile. Sì, sì. È un po' deludente. Io ne ho uno, ecco, che è mio e già non lo seguo. Sì, io una volta gli scrissi una risposta dicendo: caro collega, forse non sai che stai prefigurando l'articolo 494 del codice penale di sostituzione di persona diffondendo notizie che non sono corrette. Verità. Se le vuoi diffondere, proponiti con la tua persona fisica, col tuo ruolo. Insomma. Ah no, insomma, interessante, ci sono stati tanti esempi che anche altre trasmissioni nazionali hanno portato, no? Sì, personaggi inventati che si dovevano sposare, insomma. Sì, sì, assolutamente. Quindi, sì, insomma, viene fatto un grande business di questa circolazione di notizie fasulle, ma noi, riportandoci al nostro piccolo, diciamo, alla nostra vita quotidiana di persone che vivono in città bellissime, ma chiaramente, come dire, siamo in Emilia Romagna, ecco, e riportiamoci ad una vita dove possiamo essere... Scrivere quello che avresti coraggio di dire soprattutto tutti, avere anche il buon gusto di mettere dei contenuti interessanti che possano fare aggregazione, certo. Insomma, se noi siamo appassionati di animali, ci sono tantissimi, questo è importante, se siamo appassionati d'arte, di pittura, di musica, di scultura, parliamo di quello piuttosto che magari inoltrarci nella politica, in altri argomenti che sono assolutamente difficili, spinosi, possono creare, diciamo, attrarre catene anche dei, senza esagerare, questi famosi haters che ovviamente sono mossi da dei robot, da delle tecnologie molto, molto sofisticate che sono al servizio della politica. Però insomma stiamo sereni, ecco, viviamola bene e probabilmente chi è in cerca del nuovo amore, il digital love, appunto, può con i social fare tanta, tanta strada volendo. È importantissimo questo. Poi Luca, quando vuoi dopo intervenire anche su questa cosa, insomma, dei falsi profili, quello che ritieni. Volevo solo sapere, proprio il tempo sta correndo, ahimè, veloce, però, quindi alla fine tradire tramite internet, innanzitutto che cosa si intende per tradire tramite i WhatsApp, eccetera, ed equivale al tradimento fisico da un punto di vista giuridico? Allora, il tradimento virtuale sta diventando talmente dilagante che la Cassazione, la giurisprudenza in generale, ha deciso di sanzionarlo. Cioè, il scambiare con un'altra persona quindi una persona che è legata naturalmente da matrimonio, quindi dei messaggi da cui traspare un evidente innamoramento o desiderio fisico, quindi messaggi molto affettuosi, certo, galanti, a volte anche erotici, eccetera, mina, quindi, insomma, anche una frase così. Mina il rapporto di esclusività e di fiducia reciproca che deve essere la base del rapporto matrimoniale. Ricordiamo che l'articolo 143 del Codice Civile stabilisce che nel matrimonio vi è l'obbligo di fedeltà, e questo obbligo di fedeltà non è solo un obbligo quindi a non avere relazioni di tipo sessuale, ma anche a non tradire la fiducia del partner e il rapporto di esclusività nel partner. Questo modo di chattare o comunque di intrattenersi virtualmente con altri in modo eccessivamente affettuoso, eccessivamente appassionato,
viene ritenuto dalla giurisprudenza un vero e proprio tradimento del rapporto matrimoniale. E tant'è che nel 2018 abbiamo avuto una importantissima sentenza della Cassazione che ha confermato e ampliato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che era del 2014, prima sentenza in Italia ad aver riconosciuto come tradimento di infedeltà un'infedeltà virtuale. Cioè, cos'era successo? Un marito, tra l'altro sposato da pochissimo, cercava o comunque stimolava incontri attraverso delle chat. E la moglie ha scoperto questa cosa, si è sentita ferita e tradita e quindi se n'è andata di casa, ha chiesto la separazione, ha chiesto anche una separazione con addebito e un mantenimento di 600 euro al mese. Il marito ha contrattaccato dicendo che lei aveva abbandonato il tetto coniugale, quindi era lei la colpevole, ma in realtà la Cassazione ha detto che visto che il rapporto di fiducia che deve essere alla base del rapporto matrimoniale era stato rotto, minato, era venuto meno, lui l'aveva tradito, lei, anche se in via preventiva, era comunque giustificata il suo abbandono, il suo andare da casa, lasciare la casa era giustificato. Certo. Ha ritenuto che il comportamento di lui fosse una vera e propria infedeltà, anche se non si potevano dimostrare contatti fisici, rapporti fisici, gli ha addebitato la separazione e lo ha condannato ad un mantenimento di 600 euro mensili a favore della moglie. Quindi costa anche. Quindi attenzione, costa, può anche costare, può essere anche, può costoso, anche costare. Molto costoso. Ovviamente c'è sempre il solito discorso che cioè, il tradimento, perché il tradimento causi un addebito della separazione, deve essere la vera causa della rottura del matrimonio. Se si dimostra che il matrimonio era in crisi in realtà già da tempo, il tradimento non è più motivo di addebito, certo, della separazione. Chiarissimo. Però attenzione, perché comunque oggi il tradimento virtuale viene riconosciuto dalla giurisprudenza come forma di infedeltà. Luca, quindi a questo punto che consigli? Beh, io però sono rimasta, quindi i messaggini, a parte questo errore che avvenne in quell'autunno caldo, una volta cancellati sono cancellati. Sì, una volta cancellati sono cancellati. Molto spesso però queste... Non è che lo chiedo perché sono preoccupata, no? Perché magari a casa sì. Seguono e si fanno... Cioè no, lo chiedo perché una curiosità di torno sicuro... Torno a quello che dicevo prima, cioè sul fatto che quando noi inseriamo su queste piattaforme contenuti, che possono essere parole piuttosto che foto, che link e quant'altro, siamo sempre su una piattaforma terza che non controlliamo, cioè non è come l'agendina che abbiamo in tasca, certo, che strappiamo una pagina e sappiamo esattamente che l'abbiamo strappata e l'abbiamo alienata. Lì cancelliamo un messaggio, probabilmente queste piattaforme però tengono ancora determinati messaggi cancellati per una questione di backup o quant'altro, e si può incorrere a queste, insomma, spiacevoli inconvenienti di cui Stefano e Alessandro sono stati anche direttamente protagonisti. Torno un attimino anche sui big data che ha accennato Stefano, cioè questi grandi contenitori di dati. Pensiamo, un miliardo di persone che scrive su Facebook hanno bisogno di un contenitore dati molto importante, come potete immaginare, e solo strumenti di intelligenza artificiale possono gestire queste informazioni. Ricordo sempre quindi che le informazioni che sono lì dentro non sono più nostre, sono di qualcun altro, che un domani Facebook potrebbe dire: Zuckerberg, è stato bello signori, io chiudo tutto, e noi perdiamo d'amblè tutto quello che abbiamo messo lì. Suggerimento: non mettiamo di cose preziose di cui non abbiamo più traccia. Ecco, questo, certo, questo è un suggerimento da ricordare. E tornare al consiglio del tuo papà, ovviamente, quello che quello è proprio quello è fondamentale. Nella pietra, quello è proprio basilare. E poi forse anche tornare a quello che dicevo prima, prima chiacchierata, un po' alle forme epistolare, al classico foglietto, no? Scritto. Magari. Una volta c'erano le agendine di amici del circuito idraulico. Non era proprio l'idraulico elettricista. Vabbè, no, allora, no, anche lì. No, vabbè, no. Allora anche lì, allora. Però insomma la carta. Beh, dai. Le agendine ci sono ancora, Luca. Cosa ho toccato come argomento? I professionisti le hanno Hai ancora. Visto? Sì, no, lui ha tantissimi, ma anche io uso le agendine. È uno degli strumenti. È autorizzato. Se il direttore Tazzioli ci ascolta.
è uno degli strumenti del nostro mestiere, cioè senza il taccuino il giornalista non può operare, perché comunque scrivi pur sul telefono ma non sai poi alla fine dove vai a parare. Invece, io ho la mia agendona, io ho l'agenda quella che regalano quando ogni tanto le regalano le banche, quando le regalano, è piena di soldi, insostituibile, cancello, fatto questo, no, io non sono giornalista, sono solo conduttrice, però ripeto, ho la mia agenda, quella è la mia sicurezza. Ragazzi, grazie. Che dire, con voi insomma c'è sempre da scoprire, da imparare, i consigli, insomma, ve li siete scritti, mi raccomando, su un taccuino, in questo caso utilissimo. Tutto quello che è stato detto, grazie davvero, grazie Alessandra, grazie Luca, grazie Stefano. Grazie a te Cristina. Buon grazie lavoro. Te e, insomma, grazie. Comunque alla base, insomma, il consiglio del tuo papà, teniamolo ben stretto. I consigli dei papà sono sempre utili. Sono sempre utili, sempre utili. E poi insomma ovviamente anche ricordarsi adesso effettivamente, insomma, che comunque anche questo scambio esagerato, dove che fa trasparire queste emozioni, questi sentimenti anche, che va a nuocere per forza di cose al partner, insomma, tramite propri cellulari, tramite i messaggi, insomma, non va bene, perché equivale, potrebbe, diciamo, diventare equivalente a un tradimento fisico. Sì. Grazie, grazie davvero. Grazie. Noi ci fermiamo pochissimo e poi continuiamo con la nostra mattinata insieme.